oggi è sabato 4 maggio 2024. Il sole sorge alle 6.02 e tramonta alle 19.52. La luna sorge alle 3.52 e cala alle 15.44. Oggi, 4 maggio, si celebra Sant'Antonina. Il nome Antonina, di probabile origine etrusca, significa inestimabile. Il 4 maggio in tutto il mondo si celebra lo Star Wars Day, giornata internazionale dedicata a tutti i fan della saga stellare più amata di sempre. La scelta della data non è casuale. In inglese l'assonanza di May the 4th con l'iconico motto May the 4th be with you ha fatto sì che fin dal lontano 1977, anno di uscita di Guerre Stellari, vincitore di ben 7 premi Oscar, venisse scelto proprio questo giorno. Auguri a Ellie Schlein per i suoi 39 anni. Nata a Lugano da genitori accademici, ha una forte eredità politica e sociale, grazie al background del fratello della madre, un noto avvocato e senatore antifascista. Dopo un'esperienza come europarlamentare per l'Italia, ha servito come consigliera regionale e vicepresidente della giunta regionale dell'Emilia-Romagna. Recentemente è stata eletta alla Camera dei Deputati e ha vinto la segreteria del Partito Democratico con il 54% dei voti, diventando la prima donna e la più giovane a guidare il partito. Cifra tonda per Rocco Siffredi, che festeggia 60 anni. Dopo un periodo nella Marina Mercantile e dopo vari lavori come modello, ha iniziato la sua carriera nell'industria dell'art in Francia, diventando uno dei più noti attori del settore. Recentemente la sua vita è stata oggetto di una serie TV biografica intitolata Super Sex, con protagonista Alessandro Borghi. Jorge Lorenzo compie 37 anni. Ha iniziato la sua carriera nel motociclismo mondiale il giorno del suo 15° compleanno. È diventato uno dei piloti più giovani e di successo nella storia della MotoGP, vincendo il campionato del mondo 3 volte. Dopo anni di vittorie e sfide, compresi numerosi infortuni, ha annunciato il suo ritiro dalle corse alla fine del 2019. La gara a Lisbona contro il Benfica era stata una vera amichevole. La formazione del Torino, sconfitta 4-3 con grandi applausi al capitan Ferreira che abbandonava il calcio. Il giorno dopo tutta la squadra salì sul trimotore per tornare a casa. Il tempo era pessimo, con nuvole basse e forte pioggia. Dopo l'ultimo contatto con la stazione radio, l'aereo si schiantò contro la Basilica di Superga. Erano le 17.05 del 4 maggio 1949. La sequenza trionfale del grande Torino si interruppe tragicamente. Nessun superstite. Avete mai notato che ogni volta che entrate in un negozio sembra impossibile trovare la taglia giusta? Bene, vi svelo un segreto. Qui in Italia la taglia 44 è quella che si trova più spesso per le donne. Ma se avete tra i 18 e i 34 anni, probabilmente vi ritrovate spesso a prendere una 42 per quanto riguarda petto e bacino, mentre il giro vita resta una 44. Eh sì, con gli anni sembra che tendiamo a passare a taglie un po' più comode. Tra i 35 e i 49, infatti, la taglia femminile più rappresentativa è la 44, che diventa 48 tra i 50 e i 64 anni. Buon weekend ai 12, oggi è sabato e pienamente forti i pianeti parlano di passioni e di un intrigo tra Venere, Plutone e Luna. C'è aria di seduzione nello zodiaco, vediamo come. Ariete, beh, seduttivi siete molto voi con il vostro pio ritrovato e con la vostra maniera di fare diretta. Oggi non potrete sbagliare, anche se Mercurio non è dalla vostra parte, basterà un sorriso, un ammiccamento e una proposta di passare un weekend insieme fantastico che convincerà chiunque. Toro, oggi la Venere quadra con Plutone.
Ma la luna è sempre dalla sua parte e quindi oggi un gioco seduttivo che lascia spazio a voi al partner per parlare di cose a lungo tralasciate e di non detti sarà ideale per farvi acclimatare meglio come coppia. Gemelli, la giornata di oggi prevede una luna quadrata congiunta a Saturno, quindi c'è un forte bisogno di razionalizzazione di tutta una serie di eventi che tendono a rimettere in ordine il passato. È una luna che parla di suggestioni affettive, cioè il volere ripercorrere un excursus affettivo per generarne uno nuovo. Forza, gemelli, ci riuscirete. Cancro, quando la luna si muove, il vostro cielo cambia. E beh, attaccata a Saturno e in trigono, oggi vi darà una forza immane. Assolutamente razionali e convinti di ciò che dite e di ciò che fate, convincerete chiunque a seguirvi. Bene, sfruttate bene questo carisma che oggi gli astri vi regalano, Leone. Oggi gli astri vi fanno sentire un po' trascurati e tralasciati, è il vostro bisogno di attenzione, sicuramente, ma non vi dispiacerà sapere che le tensioni planetarie sono un po' diminuite e che quindi forse è il caso semplicemente di lasciare scorrere il tempo, anche se non vi rende protagonisti come vorreste della giornata. Vergine, la Luna oggi è in opposizione, rincara maggiormente l'opposizione di Saturno, quindi c'è qualcosa da rimettere in ordine sia al lavoro che nel passato affettivo. Probabilmente molti di voi hanno difficoltà ad uscire da alcuni rovelli del passato e a questa sequenza wikiana di eventi che si verifica con corsi e ricorsi storici. Cari Vergine, basta solo prendere una strada nuova, non c'è solo la A o la B, esiste anche l'opzione C. Bilancia, la vostra giornata oggi potrebbe destare curiosità, proprio perché ci sarete misteriosi e sfuggirete all'occhio di qualcuno che farà di tutto per inseguirvi e per sapere dove siete, che fate e come state. Beh, a giocare un po' alle persone misteriose oggi sarà invece quello che vi renderà decisamente più affascinanti. Continuate così e soprattutto ridete un po' di tutta una serie di tempi morti. Presto il tempo accelererà. Scorpione, per voi la Luna e Saturno sono amici solidi in questo momento e sarà proprio questa crescente razionalità, soprattutto in amore, che vi aiuterà a fissare bene i concetti e a rendere un po' più solido una dinamica sul nascere che potrebbe diventare qualcosa di più. Quindi forza Scorpione, non perdetevi d'animo e assolutamente dite le cose per come stanno, ma prendete anche atto di quello che vi verrà detto. Sagittario, la Luna oggi è pesantemente in quadratura con Saturno. Forse sentite un blocco o il bisogno comunque di procedere oltre. Questo accadrà sicuramente, ma oggi forse è una giornata da dedicare più al riposo, senza particolari rovelli. Non riempitevi di impegni per riempire vuoti, cercate invece di stare in serenità ed occuparvi un po' del vostro mondo domestico e casalingo. Capricorno, una giornata oggi piena di grandi suggestioni e sicurezze affettive, fatta di famiglia, di comunicazione. Oggi sarete abbastanza soddisfatti, anche se vi sentirete stanchi, per via di quel Marte un po' contro che vi fa sgambettare non poco, anche oggi. Acquario, la giornata di oggi prevede una lucida visione delle cose, una presa di coscienza sui sentimenti di qualcuno. Forse siete stati un po' troppo precipitosi ad escludere una possibilità che è sempre stata davanti agli occhi. Date una chance a chi comunque si rende meritevole con la costanza di starvi accanto. Pesci, oggi è una giornata assolutamente illuminata dalla Luna e da Saturno in perfetto accordo, che riusciranno comunque a darvi delle idee progettuali solide, anche perché potreste avere la garanzia che alcune cose le avete definitivamente messe al sicuro e partendo da una solida base, beh, potete progettare su qualcosa di molto più ambizioso. È il più prestigioso riconoscimento in ambito musicale, considerato l'equivalente degli Oscar del cinema. Parliamo dei Grammy Awards. La prima edizione si è tenuta il 4 maggio 1959 in due differenti cerimonie, a Los Angeles, nel Beverly Hilton Hotel e nel Park Sheraton Hotel a New York. La speranza è l'ultima a morire.
Questa espressione deriva dal detto latino con riferimento al fatto che la speranza fosse l'ultima dea a cui rivolgersi nei momenti difficili. L'origine del detto è antichissima e risale al mito greco di Pandora. Secondo il mito, Zeus aveva affidato a Pandora un vaso che non doveva essere aperto perché conteneva tutti i mali. Ma Pandora, per la troppa curiosità, lo scoperchiò e i mali si diffusero sulla terra. Solo la speranza rimase nel vaso e quindi tra gli uomini. Come fare per recuperare tutti gli episodi del Almanacco che avete perso? Nessun problema, ci trovate on demand su YouTube sul canale Sicilia Play. Oggi vi racconto di un personaggio che sembra essere uscito direttamente da un romanzo. Ci troviamo a Roma, in piazza Vittorio Emanuele II, dove sorge la Porta Alchemica, simbolo delle stravaganze di un uomo che ha sfidato la scienza e la società. Si tratta di Giuseppe Francesco Borri. Si autoproclamò profeta di una nuova era e si immerse nelle arti oscure dell'alchimia. La leggenda vuole che una notte, travestito da pellegrino, abbia promesso al marchese Palombara di trasformare i metalli in oro. Il mattino dopo, Borri era sparito, ma al suo posto c'era una traccia di oro purissimo. Figura controversa, amato da alcuni come un genio e bollato da altri come un ciarlatano, Borri non ha mai smesso di stupire, guadagnandosi l'ammirazione persino dei reali di tutta Europa. Ci lasciamo con la nostra frase del giorno. Attenti a quelli che cercano continuamente la folla. Da soli non sono nessuno. E io infatti da sola non sarei nessuno se non ci foste voi con me a ogni puntata del Almanacco. Quindi vi aspetto domani. Non lasciatemi sola.